Clamorosa bomba, clamorosa news in casa Inter. Secondo quanto ha scritto questa mattina il Corriere, Zhang sarebbe pronto a vendere il club, ma è arrivata subito la risposta ufficiale dell'Inter che ha detto che il club nerazzurro non è in vendita. Quindi subito smentita questa bomba veramente pazzesca che avrebbe potuto rivoluzionare completamente il mercato di gennaio dell'Inter. Secondo quanto ha scritto il Corriere dello Sport, Zhang sarebbe andato via dall'Inter, o meglio, avrebbe venduto l'Inter per due ragioni, una delle quali secondo me era verosimile, ormai non più perché l'Inter l'ha smentita, e una delle quali, la seconda, che invece per me è completamente inventata e non ha alcun senso. La prima, quella verosimile, è una cosa vera effettivamente, ovvero che il governo cinese ha messo un tetto agli investimenti in termini di soldi nel mondo del calcio, e questo secondo me comporterà non solo minor spese per i presidenti come Zhang, ma anche un esodo calcistico dalla Cina, quindi molti calciatori come Pelé, come Shaarawy, secondo me andranno via, visto che il governo cinese ha messo un tetto in ingaggi al massimo annualmente di 1.750.000 euro, che per quanto prendevano questi giocatori famosi europei è pochissimo. El Shaarawy per esempio ne prendeva 6 di milioni, non 1.700.000 euro, quindi sicuramente ci sarà un esodo, però ovviamente verranno bloccati anche molti investimenti per quanto riguarda i club, i presidenti come Zhang, mentre la seconda ragione, che per me non ha senso, è un possibile litigio con Conte. Non voglio dire che non ci sia stato un litigio con Conte, non lo so, è possibile, ma se un presidente litiga con un allenatore, di solito quello che viene cacciato è il mister, non certo il presidente che si dimette per un litigio con un tecnico. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Però una cosa molto importante, secondo sempre il Corriere, il litigio con Conte, alla base del litigio con Conte ci sarebbe stato il mercato di gennaio. Perché? Perché ci sarebbero state un dibattito comunque con due vedute differenti. Conte voleva tanti investimenti, un investimento importante per puntare allo scudetto e alla vittoria anche in Coppa Italia, mentre Zhang ha spinto e sta spingendo ancora per un mercato autofinanziato, quindi un mercato che si finanzia solo con le cessioni. Vendi, ok, allora con quei soldi compri, ma niente altri investimenti extra. Non voglio dire che comunque non lo nego. Ci può essere stato un litigio, però sicuramente, anche se ci fosse stato questo litigio, non sarebbe mica bastato a fare andare via Zhang. Comunque, la news è stata smentita, quindi per il momento i tifosi nerazzurri possono essere tranquilli, però sicuramente questa news, secondo me, nonostante sia stata smentita, un po' ha destabilizzato l'ambiente Inter, che dopo l'uscita dalla Champions stava finalmente ritrovando un po' di equilibrio. Non lo so, però questa è la mia personale opinione. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo che sarei molto molto contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!